molto contenti di iniziare questo percorso quest'anno, primo anno rassegna con Cadore Summer Fest. Speriamo sia il primo di tanti, tanti anni, di tante rassegne estive. La prima che facciamo quest'anno ha un taglio tutto dedicato alla Sicilia, quindi Made in Sicily. Quindi sarà una serie di spettacoli che vanno dal cabaret alla musica, intrattenimento e poi al cinema all'aperto, tutti con un taglio Made in Sicily. È una rassegna che vuole portare, dare, gratificare i nostri clienti per questo primo semestre, per questo periodo comunque che nonostante le tante difficoltà sta andando molto bene, i nostri clienti ci seguono sempre con tanta attenzione e quindi li vogliamo premiare con questa rassegna speriamo che sia anche proprio la prima di tante. Faremo anche la notte bianca a concludere, quindi tutti i negozi aperti fino a mezzanotte. Il The Lab Orchestra farà parte dell'iniziativa con Cadore Summer Fest, come si strutturerà? Beh, allora intanto felice di esserci insieme alla mia orchestra, è un progetto ormai che va avanti da più di 10 anni, porteremo tutta l'allegria, la gioia, la musica possibile, perché finalmente dopo il periodo pandemico anche i centri commerciali si aprono alla gente attraverso attività di intrattenimento e il nostro obiettivo è quello di portare un po' di spensiero, forse quello di cui abbiamo bisogno nonostante le elevate temperature di questo periodo, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo a sbarcare in lunario, e quindi la musica in questo può essere da colonna sonora nella sua freschezza. Porteremo, spero, anche un po' di freschezza. Con me ci saranno la prima sera, quella del debutto, i 4 gusti, inutile, insomma, non hanno bisogno di presentazione, Danilo, Giuseppe, Domenico e Toto, e ci faranno divertire con le loro attività cabarettistiche. E poi nella serata di chiusura, numero 25, ci saranno i Sansoni, che anche loro non hanno bisogno di presentazioni, quindi vi aspetto a partire dal 28 di luglio, venerdì 28, quindi venerdì prossimo, per una grande serata di musica cabaret e risate, e si spera un po' di fresco. Tutto a posto, un film inevitabilmente legato, la prima volta che c'è il protagonista è lo sceneggiatore. Ed è bello perché non è invecchiato di un giorno, sembra sempre uscito il giorno prima, e questo mi permette di essere presente sempre in manifestazioni come questa. Quindi è un film a cui mi viene tanto bene, è un Roberto Lipari di 4 anni fa, ma che non sono più io, però il bello è quello, il bello perché lui continua a vivere in questo film, e io, chi non l'ha visto venga a vederlo, ma pure chi l'ha visto lo venga a vedere 2 volte, perché è un film veramente che ha sempre la sensazione di essere stato scritto il giorno prima. Parla di baronato universitario, che non è cambiato nulla da quando ho fatto il film, anzi ringrazio i baroni perché per non far invecchiare il film continuano a delinquere nell'università. Questo è il vantaggio di questo paese, è che i comici possono mantenere il repertorio perché non risolvono mai problemi, quindi le battute sul ponte sullo stretto possono tenercele per altri 20 anni, perché penso che non lo faranno. Quindi grazie da parte mia a tutte le istituzioni per i comici italiani. Poi è uscito il film nuovo, che è figlio dell'esperienza di Tutto a posto, nasce So tutto di te, io metto sempre tutto nei titoli, mi porta fortuna, infatti quello spettacolo si chiama Ho detto tutto, perché So tutto di te è un film che è una seconda parte quasi Tutto a posto, ma non dal punto di vista della storia, dei personaggi, ma tematicamente c'è sempre la tecnologia in qualche modo presente, però lì ha un'accezione negativa, qui in Tutto a posto era un'accezione positiva perché risolveva il baronato universitario, in So tutto di te la tecnologia invece crea un grande dubbio, un dubbio etico che dobbiamo farci tutti, cioè quanto stiamo donando di noi stessi a un algoritmo, perché l'algoritmo oggi sa di noi più di quanto sa il nostro migliore amico, ci propone il vestito che vorremmo, il film che dovremmo vedere, e ci siamo abituati a non scegliere più. E infatti a raccontare tutto questo metaforicamente c'è un teatro dei pupi, dove il puparo è Leo Gullotta, perché noi un po' siamo dei pupi nelle mani di un algoritmo, di chi vuole muoverci. Allora è un film che ci invita a prendere in mano la nostra vita e far sì che Su tutto di te diventi una frase positiva e non una frase negativa.